it bells the of first Eccoci qua nuovo, ben ritrovato. Ecco a fianco a me appunto Caterina Vetova, attrice che non ha bisogno in realtà di tante presentazioni perché, cioè, ha lavorato con i più grandi del cinema e del teatro, da un po' di tempo è anche bolzanina e ha guidato, insomma, ideato diversi progetti per, per la città, insomma racconterà un po' meglio quelle che sono state le sue esperienze. Come diceva Daniel, appunto oggi il tema è quello delle migrazioni viste sotto quella doppia lente del, dell'arte da una parte, della scienza, come appunto ricerca sale, ricerca politologica In realtà in questi giorni di confronto telefonico con uh, le due relatrici, insomma da Cronita, mi, mi chiedevo un po'... Come, come mettere insieme insomma, queste, due, queste due prospettive presentandovele e quello che mi è venuto in mente insomma, è che spesso appunto, noi vediamo migrazioni come un fenomeno prettamente economico o politico, nel senso qualcosa da leggere appunto, come una voce del, del bilancio. Del bilancio economico, come gestire queste persone e cosa appunto rappresentano per noi, forse a volte in termini anche un po' troppo pratici, dove li mettiamo, dove, cosa gli facciamo fare. Invece, credo che questo incontro oggi può forse servire a offrirci un punto di vista anche un po' diverso, cioè chi sono. Cioè, anche loro, insomma, che, che aspettative ha, che storie hanno magari di questo, eh, dicendo quello che è eh, fuori dal centro della, della civiltà, in qualche modo, quello che, che noi amo appunto come molto esterno a noi, poi in realtà forse non è neanche, non è, non è neanche così, anzi molto estremamente al centro del nostro, del nostro vivere. Quindi quello che, appunto, secondo me, è il valore aggiunto di questo incontro è un po' quello di riflettere, appunto, non tanto le migrazioni come un'azione prettamente economica, i bilanci, i finanziamenti, una questione, appunto, organizzativa, ma forse riflettere, riflettere su a livello anche di, di percezioni a livello politico ma nel senso più nobile, più nobile del termine e quindi inizierei un teatro di teatrina magari insomma, se mh, vuoi raccontarci mh, che, quella che è l'esperienza ormai di diversi anni di teatro civile no? cioè le esperienze avute, in particolare ricorda su so, tutto l'anno scorso questo collaboratorio teatrale con queste 18 donne e insomma, raccontarci dal tuo punto di vista come vede le migrazioni, co cos'è cos questo mondo e come tu l'hai visto, da che punto di vista l'hai conosciuto, trattato e quanto siamo fuori da, da, dal centro della civiltà. Allora, intanto ciao, grazie di cuore, perché anche questa è l'ennesima occasione per fare. Mh, Fare, così, pensarci. In realtà, secondo me, avere delle ricette è un ridimensionamento della questione che non, che non mi interessa. Quindi invece questo, questo stare dentro, questo incontrarsi per, è già un fatto importante. Anche il titolo di questa manifestazione mi ha molto colpito, questa Resistenza, no? Questo... Questo sostantivo um, che viene da resistere, e poi ogni volta che ho una parola, facendo il mestiere dell'attrice, mi viene sempre eh, naturalmente il suono della parola, questa R, che noi r r estenza, no? E, questa, e la R è sempre una consonante all'interno della parola che permette il momento della riflessione, proprio, della decisione. Nei confronti proprio della parola, no? Per fatto, insomma, mi ha, mi ha affascinato questo, questo, questo titolo. Ehm, che resistere abbia dentro, oh, abbia dentro. Questo è molto semplice come concezione, però non l'avevo mai fatta, il fatto di esistere, no? Come resistere quando io penso di essere sola, penso di, di dover lottare, no? E di non. Dove esistere a qualcosa di molto più forte di me, no? resistere da sola ed è una cosa molto, molto forte. Invece, resistere, costruire una resistenza uniti sembra immediatamente che, che si possa vincere. Che ci siano i termini per lottare. Cioè, costruire resistenza insieme significa costruire la possibilità di, di vincere. Questo è poi quel che mh, bisogna riuscire a fare rispetto al tema del, dell'incontro col, col diverso, con l'altro. Bisogna, bisogna farlo unendosi, stando insieme, confrontandosi e cercando di, di capire come. Ehm, io, su modo, che è quello del palcoscenico e ormai da tanti anni sto cercando di utilizzarlo, in quanto luogo neutro, luogo dove tutto può avvenire, anche quello che normalmente nel quotidiano nostro non, non avviene. Perché se noi non avessimo la possibilità di mettere lì, delle persone, delle provenienze, dell'umanità, delle diverse, non succederà il fatto artistico. La prima cosa all'interno anche di un dramma borghese è individuare perfettamente la valenza dei personaggi, perché individuata la valenza del personaggio, come il personaggio si comporta, la sua storia, eccetera, cioè individuate profondamente le storie dei quattro personaggi, anche all'interno del dramma borghese, lì avviene il fatto creativo-artistico. Se le cose sono un po' casuali, se non si identificano le, le personalità profonde, non avviene niente, è un, uno scorrere uno uguale all'altro senza che succeda niente di particolare. Credo che questa cosa ci riguardi anche nella vita: se noi non definiamo profondamente chi siamo, ciò in cui crediamo. Uh, dalla religione a proprio all'educazione, a, 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 proprio a, a, ai valori ai no? quali siamo legati, credo che difficilmente ci possiamo... ecco io sono già con co le gambe, <ride> scusate, devo essere composta e faccio fatica. E, um, se, non, se non riusciamo a fare questo, questo lavoro con noi stessi proprio di identificazione, di cui crediamo profondamente, difficilmente riusciamo a essere liberi, disponibili a incontrare l'altro e a fare lo stesso lavoro sull'altro. Quindi, niente, in realtà, sì, sono tanti anni che lo faccio, considero il palcoscenico come un'occasione proprio di, di mettere insieme le diversità. E l'anno scorso qui a Bolzano sono approdata anch'io come una migrante, che questa è la verità, e ho vissuto dire che in questa città si vive questa sensazione di, di arrivare, di essere italiani, però forse no. Però, e, e, sì, perché. Rispetto a altri. Molto avanti, ma lo siete molto. Vi siete già fatti proprio le ossa. È che bisogna dare, secondo me, molto peso a quanto coraggio avete quotidianamente di vivere così diversi che siete. Anche nelle lingue, passare da una lingua all'altra. Insomma, io la trovo una affascinantissima. Allora, più qui, a me mi è capitato di arrivare in questo teatro cristallo, dove la nostra fantastica direttrice, che si chiama Gaia e poi basta, non è il cognome, Gaia, Gaia e invece ha deciso che anche a lei interessa fare questo. E questo teatro cristallo sta qui, ed è un teatro proprio che sta dentro alla città. E abbiamo lavorato, appunto, come diceva lei, l'anno scorso con 18, ciao, ben arrivata, con 18 donne di tutti i paesi del mondo, parlavamo avanti, certo. Cioè, e, 18 donne che venivano da 15 paesi del mondo, no, forse un po' meno, 13, si parlavano tante lingue, abbiamo lavorato 6 mesi insieme e abbiamo poi prodotto uno spettacolo all'interno di questo laboratorio che si chiamava La casa di ciascuno ed è avvenuto il miracolo, no? semplicemente questa convivenza costante due volte alla settimana, sei ore ogni volta, parlando lingue di, di tutto il mondo, di religioni, di colori, di, di provenienze, hanno costruito Intanto una grandissima allegria, una vitalità che io veramente, guardo, so anche non farlo bene sto mestiere, ma l'ho fatto tanto. Ho un curriculum che comincia e non finisce mai, ma io tanta vitalità come quella che ho sentito su questo palcoscenico, solo perché era vissuto di donne che venivano da tutto il mondo. Cioè io non lo so, io non ho mai sentito una roba del genere. E poi un'altra emozione che mi sono sentita piccola rispetto a queste donne, cioè una delle tante finalmente, no? Cioè perché, e mi riattacco quello che lei mi diceva, no? Questa cosa che noi siamo quelli civilizzati, no? Quelli che hanno raggiunto delle cose, e, e lei che arriva da non, non conosciamo neanche certi luoghi da cui venivano le mie donne, no? E invece poi si mettevano lì, cominciavano a usare la voce, cioè a cantare, e dici da dove viene quella voce? Come fa a uscire quella roba? No? Ed è molto più forte di qualunque altra ehm, preparazione, no? Per cui, insomma, dentro a questo istinto, ieri appunto stiamo lavorando sul mito adesso e sul, sul mito di Medea perché ne abbiamo presa una. Ma perché l'anno scorso abbiamo parlato di diritti umani, di donne, eccetera, con questa cosa della uh, migrazione, della diversità. Ehm, naturalmente, quest'anno abbiamo dovuto dare a, a un po' di voce a Medea, che è più una donna simbolo, no? Infatti, visto. su questo ti, ti chiedo di spiegarci questa Medea che arriva da straniera nel mondo, e approfitto invece per dare il benvenuto a Rina Calculli, che è ricercatrice all'Università di Leiden in Olanda. Lei insegna eh, politiche, medio, politiche medio orientali e mh, insomma. Prima nel, nel, nell'introduzione dico che questo incontro, per quanto mette insieme modi apparentemente così distanti, l'arte, la scienza, intesa come ehm, ricerca, cioè le migrazioni viste da un profilo diciamo, prettamente di ricerca scientifica, in realtà, in questo incontro sia in realtà una grande occasione per eh, provare a parlare appunto del fenomeno migratorio, non solo come se ne parliamo. spesso, Troppo spesso noi diciamo da cronisti, quindi sciorinando eh, dati, raccontando fatti, guardando sempre un po' sotto la doppia lente, che è un po' la proiezione magari della, della politica, no? ma provando a vedere appunto il fenomeno migratorio dal punto di vista di chi sono queste persone e come possiamo vederle al di là del, di una voce, di un capitolo di spesa di un bilancio, come metterle, dove metterle come includerle, eccetera, ma proprio capire chi sono, quali sono le domande, le aspettative, le loro, loro storie. Ecco, allora, un po' di quello che, che diceva anche prima Caterina, queste persone eh, chiedono protagonismo, ma nel senso, in quello, in, appunto, nel senso che dici tu, cioè, fin, essere, diciamo, metterle in quel, considerarle in che modo dentro questa civiltà, non solo ai margini come qualcosa di esterno da noi e appunto una, un modo per renderle giustamente protagoniste di un mondo a cui vivono e, e a cui contribuiscono poi attivamente anche loro forse diventa anche una... cioè può diventare forse un ancoraggio più sicuro per noi no? cioè essere sicuri noi di quello in cui crediamo ma vedere queste persone come effettivamente... Eh, Diciamo, diciamo perfettamente inserite in questo uh, in, in, in mondo, insomma in mezzo a noi, uguali per quello che facciamo. Ho la ecco. sensazione che siano necessarie. Esatto, e allora passerei la parola a Maria Calculli. Beh, grazie innanzitutto, grazie mille e scusate il ritardo anche, sono arrivata veramente al volo con, con, con il treno in realtà. E sono arrivata insomma stamattina da Lolano e sì, mi inserisco in questa conversazione con cui mi trovo molto in linea tra l'altro proprio se posso uh, agganciarmi a quello che dicevi tu poco fa no? c'è cioè questo problema questa questione cruciale dell'integrazione in cui spesso l'imperativo morale è quello di livellare no? l'integrazione è farli eventualmente a nostra immagine e somiglianza, quando in realtà molto spesso nella diversità non si scopre soltanto che non esistono gerarchie tra culture e città, è anche un grande mito costruito dall'Occidente, il concetto stesso di civiltà in realtà se lo si va a decomporre e se ne va a tracciare un po' la storia ritorna molto al colonialismo, anche alla brutalità, al desiderio che noi che siamo gli europei hanno avuto di Dominare uh, le terre da cui oggi vengono i migranti. Ecco perché il concetto stesso di cultura, il concetto, il concetto stesso di civiltà e soprattutto di missioni civilizzatrici dovrebbe essere un po', secondo me, storicizzato e anche decostruito. Per appunto è molto bello imparare dagli altri. Esistono, esistono delle, esiste in realtà una pluralità di culture certamente in cui uh, molto spesso ci si, arricchis si arricchisce molto di più. Valorando le diversità e invece di cercare a tutti i costi l'integrazione come appunto livellamento. E rispetto invece all'importanza di dare una dignità, no? una, una identificazione, una personalità a coloro che arrivano che molto spesso um, hanno storie tragiche, non so se vi è mai capitato anche poi, poi di entrare un po' più nello specifico delle storie di tanti migranti, in realtà fortuna. I giornalisti esiste anche un certo tipo di giornalismo che ci permette di accedere alle storie personali di questi di questi migranti in realtà attraversare per esempio uh, l'africa eh, arrivare in libia poi uh, prendere cioè, avventurarsi in mare senza nessuna certo anzi con la grossissima cons consapevolezza che il viaggio potrebbe andare storto Uh, e arrivare uh, alla fine alle porte del, sulle coste dell'Europa non è per niente una cosa semplice. Questo uh, è, è il primo dato, quindi bisognerebbe a un certo punto anche chiedersi perché una persona... Decide di attraversare il deserto, che già di per sé è un viaggio contro la morte, perché il deserto è una cosa difficilissima da attraversare. Tra l'altro, si attraversa schiavi, vittime dei, uh, di, 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 di chi controlla anche il traffico molto spesso uh, dei migranti. Um, poi si arriva in paesi, appunto la Libia, dove spesso si viene torturati, spesso si, si viene buttati in, un, in una cella senza nessuna garanzia di essere. Uh, di essere poi stati fuori e do dopo aver speso sostanzialmente tutti i guadagni di una vita per poi con la minima in realtà speranza una cosa del tutto non scontata di potersi mettere in mare e quindi è proprio, è proprio tutto questo viaggio che dovrebbe porci delle domande politiche e uh, il, mio, il mio interesse anche scientifico se vogliamo uh, è proprio quello di um, ridare una Dignità politica ai migranti, in che senso dico politica? No, perché, come giustamente dicevi tu, le migrazioni noi le analizziamo un po' come problema, c'è una crisi dei migranti, una emergenza dei migranti, Ut utilizziamo moltissimo questo linguaggio, noi siamo dominati. Dal linguaggio della crisi, dell'emergenza, dell'eccezione, ci troviamo in quasi in uno stato di calamità e la, le migrazioni vengono vissute come le vere e proprie calamità, una cosa che ad un certo punto dobbiamo risolvere. Quindi, in realtà, l'aspetto politico si concentra soltanto sulla risposta al problema e quindi si fanno gli accordi con la Turchia o si fanno gli accordi bilaterali con la Libia, eh, quindi a livello europeo, a livello nazionale si sono prese diverse misure che in realtà poi, no andando a vedere i numeri sono state, se vogliamo, anche un successo, perché se ci pensate dal 2014 al 2015, ora vado un po' a memoria, quindi perdonate se non sono precisissima, però sostanzialmente noi abbiamo avuto un incremento di migranti, da, da 200.000 migranti in tutta Europa del 2014, tra il 2015 e il 2016 si è arrivato a toccare il milione, per poi in realtà riscendere giù e oggi, cioè nel 2017, l'anno scorso, in realtà sono stati circa 119.000 i migranti che sono arrivati a sposta. Quindi, se guardiamo diciamo, da un punto di vista uh, se facciamo un'analisi delle politiche migratorie potremmo anche dire addirittura che sono, che sono uh, politiche di successo. No? Eh, però appunto io penso che la cosa importante da fare oggi, soprattutto quando ci troviamo di fronte a questo. Che effettivamente è un problema da gestire. Non, 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 so, cioè, non sto dicendo che non esiste un problema, però. Cercherei di decostruire un po' questo linguaggio della crisi, dell'emergenza, no? spesso si parla addirittura di invasione. Siamo veramente di fronte a un'invasione. No? Prima citavo i numeri, dicevo nel 2016 che è stato veramente il picco, l'anno di picco eh, dei, appunto, dei flussi migratori, sono arrivati circa un milione di migranti in tutta l'Europa. Sto parlando di numeri di tutta l'Europa. Ecco, in quello stesso anno in Libano, in Libano che è un paese... È un paese di uh, 4 milioni di persone, per intenderci più piccolo dell'Abruzzo, un paese tra l'altro vissuto anche tanto, ne sono arrivati circa un milione e mezzo. Quindi, intanto, anche proprio nei numeri che tu citavi, no? noi parliamo tanto di numeri, però dovremmo anche imparare a comparare questi numeri, a costruire questi numeri. Si tratta veramente di un'invasione. Un milione di persone distribuite in tutta l'Europa rispetto a un paese piccolo come il Libano e tra l'altro molto più fragile dal punto di vista istituzionale e politico, si tratta veramente di un'invasione. Quindi dobbiamo cominciare a porci uh, dei dubbi no? se quello che ci viene presentato come una crisi, come un'emergenza epocale, come appunto un'invasione risponda veramente, concretamente a quello che questi termini, questi, questi, questi vocaboli eh, vogliono significare. No? Spesso magari c'è una narrazione che eh, mistifica la realtà, e la esagera, la amplifica con un intento appunto politico. Il secondo aspetto che volevo citare, appunto ricollegandomi all'intento no, di questo incontro, di ridare una personalità ai migranti e nel mio, nel, 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 nel mio interesse in particolare c'è cioè quello di ridare un'identità politica ai migranti. Bisogna bisogna analizzare politicamente il perché delle migrazioni. Noi non ci poniamo mai il, il problema del perché. Esiste questo problema che sicuramente è un, pro, è un problema strutturale, ripeto, non, non sto minimizzando La portata anche se siamo un po' epocale del fenomeno. Ma dobbiamo chiederci perché: perché la gente scappa dall'Africa o perché la gente scappa dal Medio Oriente, perché scappa dall'Afghanistan? Beh, intanto ecco giù per citare alcuni numeri che, però, secondo me sono importanti, il 40% dichiara in Europa, che è un numero, diciamo una cifra abbastanza importante sono richiedenti asilo, no? quindi potenziali rifugiati. Ora, già questo di per sé, a mio parere, dovrebbe riportare i migranti in una dimensione fortemente politica. Chi è un rifugiato, chi è un, 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 un richiedente asilo, quindi un potenziale rifugiato, non può tornare nella terra da, da dove cui scappa perché, questo lo dice la Convenzione di Ginevra sul rifugiato, va incontro a potenziale tortura, anche a, 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 alla potenziale morte quindi è la sua vulnerabilità uh, fisica che è al centro della protezione internazionale che noi dovremmo comunque prestare a, a questi migranti, tra l'altro una piccola nota, poi non voglio insomma dilungare, facciamo un, un, un dialogo, però è interessante anche ricordarsi che la convenzione sul rifugiato uh, del, la convenzione di Ginevra appunto sul rifugiato Um, del, del, uh, che fu appunto uh, stipulata e ratificata da tantissimi stati negli anni 60, era stata in, in realtà una convenzione, quindi una norma importantissima del diritto internazionale, fatta in realtà per i rifugiati e i migranti della Seconda Guerra Mondiale, quindi era stata per noi. Certo, certo. Quindi, in questo momento, però, la stiamo molto spesso violando, su base quasi quotidiana. A livello di Unione Europea, a livello degli Stati nazionali, noi assistiamo a quotidiane violazioni della Convenzione sul rifugiato. Ci sono migranti che sono stati rimandati intro in alcuni casi sono stati uccisi, in alcuni casi sono stati uccisi quando sono stati rimpatriati. Quindi già c'è questo, questo aspetto, c'è una situazione politica, un problema politico che va affrontato politicamente con gli strumenti della politica internazionale anche. E se noi obliteriamo del tutto questo aspetto ci fo focalizziamo soltanto sul, sul, sul prodotto finale, non riusciamo a capire il fenomeno e non riusciamo neanche a articolare delle risposte uh, concrete. Certo. Se... Sì, 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 no, mi viene in mente il, un po' anche quando a noi giornalisti magari capita di avvicinarci ad alcune storie, e po'. forse noi partiamo sempre dal focus di. Tu che arrivi qui invece dimentichiamo a volte il, da dove vieni, da, da, cosa, da cosa scappi esattamente, e, e su questo mi veniva in mente appunto una famiglia che veniva dal Kurdistan iracheno che era arrivata qui. A bolzano che era stata rimbalzata per tutta l'europa appunto anche a causa di norme sicuramente violate e, e leggi forse interpretate volutamente volutamente male e, e mi veniva proprio in mente intervistati e loro raccontavano che erano apati dalla loro terra non perché in realtà per, cioè, per i classici motivi che noi ci immaginiamo, ma semplicemente perché eh, il papà di questa insomma, famiglia faceva l'ispettore in, uh, in alcune aziende, aveva riscontrato delle regolarità, le aveva denunciate all'autorità locale e per questo era stato minacciato, tanto che eh, in un paio di occasioni aveva notato di, di investire lui e suo figlio, insomma. E quella c'è cioè, una storia che forse se, se non riguardasse un migrante per noi sarebbe magari insomma, quella che riconduce appunto ai testimoni di giustizia, insomma, persone. E che, che scappano da qualcosa e che sicuramente non lasciano la loro terra volutamente o intenzionalmente per andare a cercare il ben godi, ma solo perché nel luogo in cui sono nati e vissuti poi non possono, non possono davvero, davvero rimanere. Quindi mi viene in mente che troppo spesso lasciamo il domanda insomma, da cosa scappi, perché sei, sei fuggito ci, e guardiamo solo il punto di vista da, da dove... È tu che arrivi qui che cosa vuoi che cosa chiedi invece dovremmo andare un po più alla radice stesso e invece chiederei a caterina Tova, insomma, di parlare un po' di, di questa idea no? che, che hai citato prima <ride> che è protagonista del, del tuo insomma, di questo workshop che si sta tenendo e appunto questa straniera che arriva nella società Fa un po' tenerezza al fatto che Medea aveva gli stessi problemi e di politica si faceva, se ne faceva ai tempi, e, pure ai tempi. Ma il problema è sempre lo stesso. Quella arrivata là, per amore ha mollato tutto, ha ucciso il suo pezzi al fratello, perché così il padre si fermava a raccogliere i pezzi del fratello e non inseguiva lei, il suo grande amore. Quindi ha fatto veramente di tutto e poi si è ritrovata in questa straniera messa ai margini, non più voluta né dall'ambiente diciamo civilizzato che era quello di Quinto né dal suo uomo che ha preferito la giovane figlia del re e quindi il potere. Io eh, non ho tanta fiducia nel fatto che eh, è necessario affrontare questo tema da un punto di vista politico, non ho tanta fiducia che eh, si possa riuscire a farlo. Penso che il, il grande tema si possa in qualche modo mm, prendere in considerazione, cominciando veramente a guardare che abbiamo qui di fianco che ne abbiamo sempre, e cominciare a um, appropriarci di questo grande problema. Secondo me non è manco un problema, è una grandissima opportunità che abbiamo. Non parliamo, come vi dicevo, da un punto di vista artistico. Se non ci fosse questa, questa possibilità di incontrare tra diversi, non, non succederebbe più un tubo. Io a teatro mi annoio, mi addormento dopo un quarto d'ora, e insomma, sarebbe, sarebbe bene riuscire invece a utilizzarla come una una grandissima opportunità però credo che anche lo, riusciamo a farlo diventare un fatto politico politico nel senso puro politico vero non politico nel senso di facciamoci ognuno il proprio no? interesse ma se ogni uomo e ogni donna in questo momento si prende veramente cura di questa cosa allora forse la risonanza può arrivare a quel punto lì e ritornare ad essere un, un, un fatto politico. Mi sì, se succede, io invece di utilizzare su Medea ve ne leggo di stralci, perché in realtà lei aveva i problemi hanno, uh, ancora, no? che abbiamo ogni attimo che, che ci sentiamo non dentro, non colti, non voluti. Perché poi la diversità, il migrante che è una diversità fortissima, perché io dicevo prima, perché poi il migrante è uno che lì dove arriva vuole, vuole mettere casa, perché non è come chi viaggia, passa, no? Ecco, il migrante arriva lì e dice qui voglio far crescere i miei figli, no? E, e quindi il problema è come costruire radici in un terreno che non... in una terra che non riconosci. Ed è quello che proprio ha fatto idea, no? questo, questo coraggio di dire io do tutto e quello che sono... Lei era una regina e veniva considerata una barbara, no? Poi era una maga e quindi veniva considerata ulteriormente una diversa. Per cui era l'emblema della diversità. Questa Medea su cui sto lavorando, insieme a queste donne... Ieri c'era una donna nigeriana... Ho fatto un'improvvisazione in palcoscenico eh, su un rito magico, avevamo messo solo del tale grosso, no? che è una pietra comunque che prende luce. Lei si inventava questo rito magico, ma era una roba, una roba da... Non lo so, veramente. Arte pura, il suo corpo era il corpo di Medea e non aveva bisogno certo di, di, di fare niente di più di quello che, che era e che di con questa voce. E poi a un certo punto, perché nessuno mi vuole? Ha detto un pezzo della, della Wolf, eh? ha detto proprio fatto le parole della Crista. Ma quando poi è venuta avanti, dicendo: Qui nessuno mi vuole, certo, no? Le due si sono come dire, accumulate in, un, in una sola cosa, che era un fatto molto forte, no? Però se posso dire soltanto, quello che tu fai è estremamente politico. E in questo senso io ah, dicevo che bisogna senso. ridare certo, certo. Uh, dignità politica. Ma sai perché? Perché la politica alta, e tu facevi esattamente questo, 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 questa differenza tra i diversi ambiti della politica. Tutti noi, ogni volta che interagiamo nel, nel modo stesso in cui decidiamo di stare nella società, stiamo facendo un atto politico, stiamo prendendo una posizione politica. Il problema è quando. Chi ha il potere ci impedisce con diversi mezzi, con una, violenza, con una violenza che può essere fisica o anche semplicemente simbolica, di non esprimere la nostra identità politica. Quindi noi siamo depoliticizzati e ridotti allo stato di corpi che si muovono. Questo è il problema. E questo è il problema poi su dei migranti che vengono presi, separati, segregati, stigmatizzati. E, hanno, e, e, e quindi vengono privati della semplice possibilità di strumentalizzare. Strumentalizzati sicuramente. No? E poi il fine della politica alta, e quindi soltanto attraverso queste forme di politica dal basso che noi possiamo sfidare il potere, quindi la sfera politica invece che più egemonica, se vogliamo. Quindi, sol, soltanto una piccola. Grazie. Puntualità. E, no, volevo chiedere a Marina Calculli, um, un po', parlando insomma, prima di questo incontro, no? lei aveva usato questo termine esiliati, e, e proprio sempre nella, nella logica di ridare un protagonismo vero a queste persone, cioè forse riqualicarle in qualche modo. Volevo chiederle appunto questo termine anche sulla traccia del, delle ricerche che immagino avrei fatto, di quello di cui ti sei occupato questi anni, di spiegarcelo un po' meglio. Sì, l'esilio è, una, è, una, è una, ovviamente una condizione uh, umana che se in realtà esistita, anzi, mh, se vogliamo era proprio un termine giuridico nell'antichità, no? l'esilio è quello che deve andare al fuori delle mura della città, eh, che è costretto ad andare al di fuori eh, delle mura della città, quindi spinto fuori da casa sua, dall'ambito in cui eh, è nato, dalla comunità politica in cui è nato. Quindi è un termine appunto estremamente eh, politico. Mi sono occupata molto negli ultimi anni eh, di siriani in particolare, della Siria, un paese che studio eh, da moltissimi anni, anche da prima della, della guerra. Che è cominciata dopo le rivolte contro il regime di uh, Bashar al-Assad in Siria e eh, che ha adotto un, un, un esilio gigantesco dei siriani. Oltre, cioè, è più o meno la metà della popolazione siriana originaria, quella che viveva in Siria nel 2011, che adesso è fuori dal paese. Quindi vi rendete conto che la metà della popolazione fuori dalla Siria, quindi una, la metà della popolazione che vive... L'esilio è che non può tra l'altro ritornare in patria è un problema principalmente politico, qui rivendico insomma l'importanza anche di utilizzare questo termine gigantesca e, e questo, eh, questo, questa, questo lavoro poi è stato raccolto in un libro che si chiama Esilio Siriano in cui hanno partecipato diversi eh, studiosi, anche diversi intellettuali, diversi esuli siriani in prima persona. Um, perché l'esilio appunto è importante e perché forse più che chiamarli migranti Migrante è un termine neutro, no? il migrante è colui che migra, è colui che si sposta. No? Anch'io per molti versi sono una migrante, sono, sono, sono 12 anni che sono migrante che vivo al di fuori, da, fuori dall'Italia. Eh, tutti siamo migranti, no? però c'è una dimensione differente tra il migrante e l'esule. L'esule è colui che viene proprio spinto fuori. Dalle mura della polis, della, dalle mura della, della città, appunto, intesa come comunità politica. E, e, e questo di per sé è un atto di violenza. E l'esule, che, che è fuori uh, dal, dal suo contesto, fuori da casa sua, fuori dal suo paese, eh, si porta questo, questo marchio, questa, questa ferita, se vogliamo, anche questa nostalgia costante. Uh, che è proprio data dal fatto di non poter tornare. Questo, questa è la grande differenza. No? Ci sono tanti migranti che beh, no? io eh, sono, ho, ho questo grandissimo privilegio di poter tornare quando voglio, un rapporto che me lo permette, ci sono moltissimi migranti che non possono tornare, che quindi si trovano in questo stato. Uh, di temporità, questo stato di precarietà esistenziale perché non, sono, non possono essere riconosciuti a casa loro e non possono sentirsi a casa loro a un'altra parte. Come passare le sirene? Le sirene? Ecco. Non possono sentire la casa. Questo, questa è una, una dimensione che se pensiamo è devastante. E eh, proprio in questo sta la natura profondamente politica del migrante o dell'esito per l'appunto. E tutto questo poi si riconnette no, al contesto originario, da cui eh, quindi qui mi rilego a quello che dicevo prima, bisogna capire da dove scappano. No? Tante volte questa gente scappa o viene semplicemente spinta fuori, non, non è più una persona grata all'interno della propria comunità politica perché è una comunità... Dominata dagli autoritarismi. No? A proposito di resistenze, spesso gli esuli sono coloro che hanno resistito al potere e non ce l'hanno fatta. Anzi, il loro essere esuli è quasi un privilegio, perché vuol dire che hanno, che hanno che sfuggiti alla morte, alla tortura nei loro eh, paesi. E, e qui c'è forse un altro aspetto interessante di, di queste, delle risposte che l'Europa o anche l'Italia sta dando, sta producendo nella crisi dei migranti. Noi stiamo facendo soltanto accordi con i dittatori dei paesi di origine. È l'unica cosa che veramente stiamo facendo per fermare il problema migratorio. Quello che è, impo quello che è importante è mantenere questo anzi innalzare il suo muro, muro di cinta intorno all'Europa, trasformare il Mediterraneo che è sempre stato dal, dall'antichità un, 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 un luogo di scambi, un mare in fondo, un mare picco e un, un luogo di scambi commerciali ma anche di scambi culturali, le storie, anche la stor storia eh, di cui sono composte, tutte le tragedie greche erano storie in realtà Viaggiavano da un'isola un all'altra eh, del Mediterraneo, da una sponda all'altra del Mediterraneo. L'influenza, per esempio, che i, i, eh, i popoli del sud del Mediterraneo, delle sponde del, del Mediterraneo, hanno avuto sulla civiltà greca è pazzesca. Quindi, se pensiamo anche no, a noi e loro, in realtà, noi stessi deriviamo tantissimo da queste ibridazioni culturali. Se Ci siamo storicamente. Oggi invece il Mediterraneo, il Mediterraneo sta ritornando ad essere muro d'acqua, e questo si fa appunto facendo accordi con quei dittatori che spingono i migranti fuori, che quindi generano anche il problema per noi. È un circolo vizioso, è un circolo quasi paradossale, ed è paradossale soprattutto nelle risposte politiche che vengono date dall'alto, per cui è Proprio il basso, che forse dovremmo trovare delle risposte, come diceva Caterina. Giustamente, che diceva: Non ho più nella politica neanche io da questo punto di <ride> vista, Bene. E... ma negli <ride> esseri umani, sì, io continuo ad aver fiducia. <ride> e, beh, vedo Caterina. Ho tiro una... fuori il testo <ride> con un testo davanti e, e... degli stralci così. Madre, sono più giovane, ma pur sempre selvaggia. Lo dicono qui a Corinto: per loro una donna selvaggia si fa di testa sua. Le donne di Corinto mi sembrano animali addosticati, resi con cura a mansueti, mi fissano come un'apparizione stranea. E a casa, la mia colchide, mi illudo, se dentro di me insisto, che era diverso. Strano come ultimamente io mi eserciti a riempire il ricordo della mia terra, la mia colchide, a riempire di colori come se mi rifiutassi di assistere semplicemente allo svanire della colchide dentro di me. O come se ne avessi bisogno, anche se non ho ancora a che scopo. Ma la verità è che il confine del mondo è la colchide, la nostra colchide, alle propagini meridionali del Caucaso selvaggio il cui erto profilo montuo è iscritto dentro, dentro ciascuno di noi. E lo sappiamo gli uni degli altri, noi della colchide. In verità non ne parliamo mai, perché parlarne accresce la nostalgia fino all'intollerabile. E tuttavia io sapevo che non avrei mai cessato di provare nostalgia della colchide. Ma che cosa significa sapere? È impossibile presagire questa pena che non si placa mai, che consuma sempre il desiderio della propria terra. Nei colchi, ce la leggiamo negli occhi quando ci incontriamo per cantare le nostre canzoni, e raccontare ai giovani che stanno crescendo le storie, i nostri dei e della nostra tirpe, che alcuni di loro non vogliono più dire, perché ci tengono a passare per veri corinzi. Anche io, certe volte, evito di andare agli convegni e sempre più spesso, in realtà... Non mi ci invitano nemmeno più. I miei cari colpi. A loro riescono a farmi del male. <ride> Infatti si parlava proprio del, di questo confine forzato no? che dentro le persone. Che minano del sentire questa nostalgia e, insomma, della, della propria terra e sentirla sempre viva proprio perché si sa di non poter, di non poter tornare. E, bene, io darei magari la parola anche a qualcuno, al pubblico che vuole intervenire, tra l'altro eh, volevo ricordare anche, eh, ci sono insomma, qui seduti anche ragazzi che faranno del progetto The Road, ci sono 20 ragazzi dal Trentino Alto Adige che porteranno un viaggio molto interessante che si ricollega anche molto a quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso, percorreranno le tre rotte, la rotta francese, la rotta balcanica e la rotta del Mediterraneo, in un viaggio che poi costruiranno loro anche attraverso un po' il proprio sentire, quelle che sono le loro domande, le loro aspettative, insomma, come immaginano loro un po' questa rotta e quindi niente, insomma... Complimenti anche a questi ragazzi che si mettono in gioco. Brave. Insomma, sembra che conoscere anche quello di qui così tanto spesso si parla, toccare con mano. Forse è anche una delle cose che ogni tanto manca nel, nel dibattito. Quindi tanto meglio, insomma, se, se si ha voglia di, insomma, di consumarsi le scarpe per. Per conoscere bene ciò che, ciò che ci circonda. E qui chiedo se insomma, qualcuno ha voglia di, di intervenire in questo dialogo tra ragione e sentimento, come lo abbiamo definito all'inizio. Allora, adesso Daniel vi darà la parola con uh, questo microfono magico e molto interattivo, per cui non siate timidi. Funziona, sì. È una cosa che abbiamo già sperimentato e funziona molto bene per coinvolgere, a parte quando mi metto davanti alla casa. <ride> ok, io adesso passo e poi ve lo passate tra di voi, diventa un po' più partecipato. Vuole parlare lei, signora? Allora, io sono Daniela, sono 46 anni in Italia. E ho fatto superiori, ho fatto università, e però gli dico che dopo 46 anni ancora sento molto razzismo e quindi sento moltissime persone che non vogliono neanche avvicinarti. E, e secondo me tutte queste guerre create e, dalle, dai mesi, dai francesi e dagli americani, con la scusa che sono paesi di, di dittature. Eh, però più che altro, guardi caso, sono paesi petroliferi che interessava solo petrolio perché dal 1900 ho proprio l'America a cercare Iran per il petrolio e eh, eh, mi fa ridere perché i tempi che sono venuta io, negli anni '73, eh, guardi caso, sembrava che fossi io, figlio dello Shah e oggi c'è la rivoluzione Khomeini e tutto il suo gruppo, e sono diventata quella iraniana che, che non è più nessuna, e, e praticamente sono, sono un, 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 un che fa parte della religione islamica, eccetera, che poi non è così. Gli e, e, italiani, a parte che non vanno d'accordo neanche fra di loro, però ha un modo di, una delle paure enorme di avvinarsi agli stranieri, io chiamo ai tempi miei si chiamava stranieri, oggi extracomunitari si chiamano, però eh, chi è che è andato a rompere scatola ai Gheddafi? E oggi arrivano tutti... Eh, tuttora tutti questi affari eh, jeans eh, abbigliamento tutto quello che viene venduto chi è che lo fa sempre paesi di terzo mondo diamante chi è che va a prendere eh, va a sfruttare sempre sono stati questi paesi sfruttati al massimo e ancora tuttora perciò oggi che arrivano sono benvenuti però oggi devono accettare che mi ricordo io dopo la seconda guerra mondiale in Italia tutti sono partiti con valigie di cartone e se ne sono andati tutto il mondo e sono ben arrivati e stemati. Oggi c'è un sfruttamento enorme sui extracomunitari perché c'è comunità europea che lo mantiene questi, eh, questa gente, non solo italiana che tutti i giorni devo sentire. Che siamo noi a mantenere extracomunitari, non è così. E in più vengono sfruttati: vengono sfruttati i campi di pomodoro dappertutto e lo vediamo ogni giorno alla TV. Questo sfruttamento io la vedo gente che dorme sotto Ponte Campi, li vedo che appena un straniero arriva, non so, sociale e addirittura io ho fatto interprete sia per Caritas che ho fatto interprete anche per praticamente Caritas e ero pagata molto bene però ho smesso di, di collaborare con loro, di fare traduzioni perché loro dicevano, quando dicevo il vero problema di loro, anche tante volte giudicati di partenza molto male, e loro dicevano: Fatti, fatti voi, tu devi solo dire quello che dico io, tradurre quello che dicono loro, né di più né di meno. Quindi ho smesso anche collaborare con loro volontari, come volontaria. Qui oggi mi trovo una persona sposata, un toscano. Ho, fa, ho sempre lavorato per conto mio in Italia quindi non, non nessuno mi ha mai mannuto oggi devo sentirmi ancora dopo 46 anni eh, parole e basta perché basta che tu vai in un parco ti siedi a comunicare con la gente eh, subito si alzano, sentono la tua cen il tuo accento si alzano e se ne vanno soprattutto, soprattutto a Bolsano è un, eh, la gente è molto particolare, non vuole associarsi, non vuole comunicare, non vuole sapere niente di niente. Io ho vicini di casa che nemmeno ti salutano, solo perché vedono cognome straniero sul campanello. Da lì non si è mai accettato. Ecco. Grazie per la testimonianza, mi sembra molto significativa rispetto a quello che abbiamo detto. Sì, volevo soltanto dire una cosa, no? perché la signora ha... Come si chiama? La signora, scusi. Sciole. Sh Sciole, ok. Eh, la ringrazio molto e lei ha fatto luce su un problema che poi, a mio parere, è cruciale. No? Il, il... Quando si parlava no, di, dover, di andare a ricostruire le cause della migrazione per poter capire esattamente qual è il problema pratico, no? um, Beh, molta gente scappa o dalle guerre, che sono spesso anche il prodotto della competizione sulle risorse. Uh, che, che, che giacciono no? sui territori da cui queste persone scappano, però spesso scappano anche perché non hanno nessuna possibilità economica mh? e molto spesso scappano da paesi anche molto, molto ricchi di petrolio, pensate, pensate, a, a tutto, a, pensate a moltissimi paesi africani, a parte proprio dalla Nigeria, da cui moltissimi migranti scappano e um, spesso sentiamo qualcuno che propone delle, delle soluzioni o delle proposte di soluzione come aiutiamo a casa loro, no? e uh, questo è molto interessante perché in realtà se noi veramente li volessimo aiutare a casa loro, dovremmo semplicemente smettere di sfruttare moltissime delle risorse di questi paesi che hanno prodotto povertà, e hanno però consolidato determinate dittature, perché sono, poi ci sono chiaramente i dittatori amici e i dittatori più comodi, però ci sono spesso dei sistemi autoritari che vengono mantenuti dall'Occidente per sfruttare determinate risorse di questi paesi. Poi l'Iran ha una storia molto particolare, perché insomma dal fine alla, da, dalla fine del XIX secolo fu, il paese fu spartito tra i britannici. E I russi i britannici sostanzialmente non se ne andarono mai e poi in Iran c'è stato un colpo di stato contro Mossadegh, contro il, il uh, uh, governo uh, eletto democraticamente di Mossadegh negli anni 50 che poi ha portato, a, diciamo, se vogliamo, ha rafforzato la datura dello Shah e molti storici dicono ha aperto la strada per tutta quella rivolta popolare che poi è stata... Monopolizzata dagli islamisti. Ricordiamo anche, no, questo lo, lo dicevo quel giorno fa ai miei studenti. Ho fatto vedere una due foto gigantesche: quella dello Shah che scappava dall'Iran dal e quella di Khomeini che tornava in Iran, tra l'altro, uh, due foto di una di no un aereo che, che uh, Andava via, l'Iran è un aereo che arrivava a Teheran e l'aereo con cui arrivò, ritornò Khomeini a Teheran era un aereo Air France. Si vede molto bene nella foto, messo a disposizione dal governo francese perché Khomeini era in Francia perché a quell'epoca, tra l'altro, l'Occidente. Uh, sponsorizzava addirittura gli islamisti, vari tipi di islamisti, a partire forse, se vogliamo, dai famosi mujahideen che andarono in Afghanistan armati dalla CIA, sponsorizzati dalla CIA, questa è ormai quasi una scienza comune condivisa per combattere contro l'armata rossa, così come Khomeini fu riportato dall'Occidente in Iran perché a quell'epoca c'era c'era il comunismo da combattere, il comunismo ateo e quindi, islam quindi gli islamisti, gli attoristi venivano considerati come un potenziale scudo contro l'avanzata eh, dell'Unione Sovietica, soprattutto in Medio Oriente che è un territorio molto conteso. Quindi ha assolutamente ragione a mettere in uh, smascherare, questo fa parte anche del lavoro quotidiano che dal basso bisognerebbe cercare di fare attraverso la conoscenza, attraverso la ricerca e la divulgazione, cercare di smascherare che sono quelli che sono poi gli intrecci di, della politica internazionale, le relazioni tra stati democratici e spesso le dittature di questi paesi che sono funzionali però a... Mantenere delle economie di sfruttamento che impoveriscono le popolazioni e quindi accentuano il problema delle migrazioni, perché molto spesso questa gente, no? Parlando proprio della nostalgia, non vorrebbe mica andare via da casa propria, è costretta a spare perché non c'è più una vita decente da vivere. Bene, allora credo che ci sia ancora tempo per qualche altro intervento e in, insomma. Fatevi avanti chi vuole, vuole dare un contributo a questo dialogo, prego. Scusatemi, ma non sono propriamente d'accordo con la signora che ha parlato prima. Beh, è vero che ci sono italiani che hanno ostruzionismo, è vero che ci sono italiani che sono delinquenti quanto lo sono gli stranieri. E sono qui perché scappati da galere e non perché scappati dalla guerra. È vero tutto quanto, ma è altrettanto vero che molti di noi apriamo le porte, molti di noi sono pronti ad aiutare. Molti di noi hanno lasciato la vita per farlo. Qui per favore non facciamo di ogni erba un fascio. c'è chi ha fatto del bene e c'è chi ha fatto del male, ma questo c'è in tutto il mondo. Io stessa l'ho aperta, signora. Anna, ma vuoi dire tu se sono una che ha. Io stesso ho aperto le porte, ma non sono qua per farmi vedere che io apro le porte o che ho amici che aprono le porte. Io sono qua per dire. Gli italiani sono come tutti i popoli, col suo buono e col suo cattivo, e non dimentichiamo che chi va in mare, la maggior parte sono italiani. Grazie. Qualcun altro? Qualcun altro? C'era la signora Ali con la maglietta rossa che voleva intervenire. Sì, da dove si parla? Eh. Niente, io volevo solo dire che io sono nata a Bolzano da genitori che sono, stati, eh, arri che sono arrivati a Bolzano perché eh, i loro genitori erano stati malati a itanizzare questa provincia che era solo di lingua tedesca. L'epoca di Mussolini tutti quanti sono stati mandati, portati, inviati qui a, a italianizzare l'Alto Adige. Per cui eh, tutti quelli che si lamentano adesso, eh, a me scusate, eh, mi sono stufata di litigare con tutte le persone di una certa età che ragionano in senso. Eh, ricordatevi da dove vengono i nostri genitori, i nostri nonni, vengono anche loro da altri posti perché sono stati portati o mandati qui quando hanno costruito le grandi fabbriche nella zona industriale. basta <ride> Ma Grazie. Qua? Eh, no? Va bene? Sì. Eh, mi, mi dà questa impressione che dobbiamo essere tutti i migranti del cuore e de dell'amore, perché ci sentiamo tutti i migranti, soltanto che tutti prendiamo da un'altra parte, però tutti desideriamo una patria utop utopica È dove poter vivere. ecco. Perciò ci dobbiamo voler bene perché siamo tutti migranti del cuore. Ah brava. Qualcun altro che magari vuole intervenire? Lo lancio. Salve, sono stata colpita da un'affermazione prima della, di Caterina Bertò. E che ha detto di noi qui in Alto Adige che siamo avanti, molto avanti io sono nata a Via Bolzano eh, cerco di vivere con naturalezza ma forse non so più neanch'io che sia la naturalezza nel senso che comunque vivi partendo da una prospettiva è questa. allora come esterna, come estranea come estera emigrante volevo chiedere un po' eh, dettagliare un pochettino per aprirci magari quel piraglio di di futuro migliore, perché fra noi, immagino italiani e tedeschi, pense, eh, vede un futuro eh, così potenzialmente avanti. Eh. Insomma, perché voi ce la vedete nel, nel DNA ormai, quello di stare su una terra divisa, no? Per cui ehm, è, è talmente i piatti che si mangiano, nel modo di anche di vestire, nei colori, no? De, Dei biondi, dei... ce l'avete proprio dentro la vostra abitudine anche, dentro la vostra educazione. Noi dobbiamo educare, no? Educare noi stessi ad incontrare la diversità. Voi, questa cosa solo che dovete riconoscere il fatto che nonostante le difficoltà, ma queste sono difficoltà umane, non siamo più in grado di fare i conti con noi stessi su quello che siamo, figurati se riusciamo a fare i conti su quello eh, che è quello che ci sta di fianco. Abbiamo bisogno di condurci proprio di ritornare ad un umanesimo. Sia, sia, sia intellettuale che culturale che politico, cioè, proprio usciamo da questo momento di oscurità assoluta. Dobbiamo far ciò non toglie che queste testimonianze sono tutte di un valore immenso. Ma questo qua, io sono felicissima di essere stata a Bolzano, perché Bolzano è veramente un piccolo cuore, può essere un cuore d'Europa, già proiettato, già proprio nel, nel DNA. Per cui in qualche modo se noi ce li conosciamo, siamo su un territorio diviso, ma che questo può essere veramente il terreno su cui appoggiarci, no? su questa divisione, questa separazione. Perché hanno le ragioni, no? come diceva la signora, questi sono stati conquistati, non è che non lo siano. Però insomma, bisogna fare un passo avanti, bisogna, come dire, condividere no? anche l'esperienza negativa. Non che non vada fatto, non si può far finta di niente, ma avete già come io, un palcoscenico già pronto con tutto quello che ci deve essere per fare il passo successivo. Soprattutto per poi qui è da sempre una zona di transito, no? E quindi, è oltre, al, oltre diciamo, a questa dimensione duale della cultura italiana, cultura Siete tedesca e anche al confine. E questo mi sembra molto interessante. Chiedo se c'è ancora qualcuno che, che vuole intervenire, non credo che con i tempi ci stiamo ancora. Bene, allora, se non so, Daniel si è intercettato. Intanto ne approfitto, anche io uso questo, questo mezzo. Perché uh, per raccontarvi un'altra una, un iniziativa che facciamo, abbiamo coinvolto all'interno del festival. Aspetta, ho un microfono normale, perché sennò diventa un po' imbarazzante. Grazie. Ok. No, abbiamo arrivato grazie a. perché quest'anno è stato davvero molto partecipato e grazie a un bando che abbiamo lanciato per raccogliere idee e proposte per questo programma, appunto. Dicevo, fuori dal centro. E siamo stati molto contenti di avere ricevuto la proposta anche dalla della Croce Rossa Locale, e hanno proposto una cosa che va proprio esatta nella direzione di quello di cui abbiamo parlato oggi. Ci sta veramente alla perfezione. Che loro si sono resi conto, come tutti noi, come, come voi, che effettivamente. A volte parlare con delle persone attendo gli stereotipi e i pregiudizi è molto difficile, ma può essere più facile farlo se uno prova a mettersi nei panni delle esperienze che hanno vissuto queste persone. Ed è per questo che loro hanno inventato, proprio una loro idea da zero, un percorso. Eh, attraverso video, attraverso suoni attraverso stazioni di diverso tipo un corso che in, una, in pochi minuti una mezz'ora cerca almeno idealmente di farti mettere nei loro panni eh, l'augurio è che se uno anche solo minimamente riesce a intuire cosa vuol dire sulla propria pelle eh, un'esperienza come quella che vive un migrante alla fine di questo percorso quando troverà davanti una persona che l'aspetta alla fine del viaggio che ha vissuto questa cosa forse la, il dialogo che può innescare può essere diverso spera, da quello che ci sarebbe stato se questo corso loro non lo avrebbero fatto quindi anche questo crediamo che sia un modo per, uh, per provarci, in questo senso i ragazzi della Croce Rossa sono qui adesso, tra, so che tra poco partirà anche un giro, quindi se aveste voglia di provare anche, anche voi potrebbe essere un'esperienza interessante, so che è una sperimentazione per loro, quindi siamo curiosi di sapere se effettivamente è un'idea che ha azionato se, se volete, poi appena andiamo qua, basta seguirli e a passi da qua, in un centro giovanile che, abbiamo, che ci ha dato, dato, dato ospitalità. E, niente, io ringrazio ancora i ragazzi di, di On The Road che sono qua, si stanno ancora conoscendo perché, era, come si diceva oggi, è il primo momento di questo percorso. E immagino che sia neanche facile trovarsi a proprio agio buttati così all'interno del tema da freddo, ma sicuramente poi ci sarà modo di, di conoscersi e di parlarne ancora, speriamo che i suggerimenti possano essere utili anche per voi e per quello che farete. Eh, io ringrazio tutti voi, è stato davvero un piacere, grazie Marina per la, per la corsa, grazie Caterina per, per aver accettato Valentina Leone del Corriere Tovadige per aver svolto un compito arduo e grazie a voi per essere stati con noi. Festival continua, prossimo appuntamento tra una mezzetta quando avrete finito il giro con i ragazzi della Croce Rossa. Buon pomeriggio.